Benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso. Oggi parliamo di implantologia a carico immediato. Ne parliamo con due ospiti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Abbiamo il dottor Fabio Schirripa, odontoiatra. Ciao a tutti. Benvenuto. Accanto a lui Riccardo Caviglia, odontotecnico. Grazie, grazie per essere qui. Aiutateci a capire che cosa sta accadendo, questa grande trasformazione nel mondo della nostra bocca, nel mondo dei dentisti, è quella di riuscire ad avere, per chi ha un problema, chi ha una mancanza di denti all'interno della bocca, un impianto subito, in un giorno, e questo è un gran risultato dovuto alla tecnica e al lavoro integrato, ecco perché siete qui insieme, vi ringrazio certo. per essere qui, dell'odontoiatra, quindi del chirurgo accanto a un laboratorio guidato da un odontotecnico che possa rapidamente dargli un supporto. Implantologia a carico immediato, dottor Schirripa, chiedo a lei di aiutarci a capire di cosa stiamo parlando. Ma sì, si tratta sostanzialmente di quel tipo di implantologia in cui siamo in grado di inserire in un'unica seduta sia gli impianti all'interno dell'osso del paziente che i denti fissi in fase provvisoria. E questo, appunto, come dicevamo, si può fare appunto perché c'è un connubio nel lavoro tra il lavoro appunto del chirurgo, dell'odontoiatra e dell'odontotecnico, in quanto tutta la fase successiva a quella chirurgica è una fase protesica che viene gestita direttamente dal laboratorio. Nel nostro caso abbiamo un laboratorio interno allo studio e è un laboratorio molto particolare perché è dotato di una tecnologia avanzatissima che permette di realizzare appunto in una giornata di lavoro, in un'unica seduta, direttamente i denti che andranno messi nella bocca del paziente. Ecco, voi nel vostro studio avete proprio una vostra metodologia, diciamo. Esatto, esatto. Sostanzialmente questa tipologia di lavoro che noi diciamo applichiamo ha un nome che abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato One Day Surgery. Cosa vuol dire? Che noi appunto in un'unica seduta siamo in grado di fare tutto quello che è necessario per il paziente per farlo tornare a sorridere e successivamente a masticare. Infatti normalmente l'implantologia a carico immediato prevede diversi step, ovvero c'è una fase in cui vengono se presenti estratti i denti del paziente, successivamente avviene una guarigione, successiva alla quale poi si inseriscono degli impianti e successivamente i denti. Nel protocollo che noi utilizziamo, in un'unica seduta siamo in grado di estrarre i denti se presenti, rigenerare l'osso, inserire gli impianti e anche i denti. Ecco, lo vediamo bene, questo sorriso diciamo che racconta più di tante parole. Questo è uno dei vostri pazienti, non so se volete raccontare la sua storia, abbiamo visto nelle immagini sia all'inizio il lavoro, esatto, come è arrivato questa voi. Questa è la storia di un paziente in cui appunto abbiamo applicato il nostro protocollo. In questo caso addirittura abbiamo fatto una procedura, si dice, di chirurgia guidata. La chirurgia guidata cosa significa? Che attraverso una pianificazione attenta del lavoro che avviene essenzialmente prima con un attack tridimensionale che noi svolgiamo sempre direttamente in studio, poi una scansione 3D e entrambi diciamo questi file che vengono creati vengono elaborati e si creano delle guide chirurgiche. Le guide chirurgiche permettono di inserire gli impianti dalla bocca del paziente addirittura senza effettuare nessun tipo di incisione perché sono applicate sui tessuti residui che possono essere denti oppure tessuti molli e attraverso dei fori che sono appunto guidati e elaborati da un software si inseriscono gli impianti. Ma ancora di più, grazie a questa procedura, si possono realizzare dei provvisori che senza nessun lavoro all'interno della bocca del paziente possono essere direttamente avvitati al termine della procedura chirurgica. Ecco, allora chiedo al nostro odontotecnico di raccontare qual è il suo supporto. Mi sembra una parte fondamentale, importante, tanto quanto quella del chirurgo. Assolutamente. Diciamo che grazie appunto a questa tecnologia che abbiamo, diciamo, insieme, riusciamo appunto a creare, prima dell'intervento, dei provvisori, diciamo, rifiniti in maniera eccellente, diciamo, e grazie al quale ovviamente una volta finito l'intervento mettiamo direttamente in bocca, vengono avvitati in bocca e diciamo nell'arco di tempistiche molto ristrette, molto ristrette, perché stiamo esatto, parlando addirittura esatto, di una giornata, quindi esatto, il laboratorio è pronto, è il laboratorio, attivo, noi siamo già pronti, il paziente è già esatto, attivo per sì, lavorare, esatto, perché noi abbiamo già fatto tutto prima, cioè nella giornata noi facciamo poco e niente perché abbiamo già lavorato, diciamo, i giorni prima okay, dell'intervento. Ok, d'accordo. Facciamo magari vedere, avete portato tante immagini, intanto vi esatto, ringrazio per questo, di casi, di pazienti, dove vediamo delle foto, adesso la regia ce le manda, del prima, del dopo e poi delle radiografie del prima e del dopo esatto, per far capire che cosa è successo, così possiamo commentarle insieme. Ecco. Ad esempio questo è un signore che si è presentato nel nostro studio in queste condizioni, lui portava una protesi mobile da tantissimi anni e erano rimasti sostanzialmente nell'arcata superiore tre denti davanti.
E in questo caso particolare, come quello che abbiamo descritto prima, abbiamo fatto in una seduta una tacca tridimensionale, la scansione intraorale, che è un'altra parte. Risultato, vedete, questo è il risultato. Questa è la sua radiografia. Questo è un caso in cui si evidenzia come nell'implantologia moderna, in particolare nell'implantologia a carico immediato moderna, non siano necessari un numero esagerato di impianti. Infatti si possono fare dei casi addirittura con 4-6, in rarissimi casi 8 impianti, ma diciamo che 4-6 impianti sono più che sufficienti per realizzare un'arcata completa su impianti. Quindi questo permette che cosa? Di fare interventi mini invasivi, ma realizzando delle strutture che sono resistentissime. Anche qui altro meraviglioso risultato. Esattamente. Questo è la sua. Stesso caso, paziente con pochi o nulli denti, inserimento immediato di impianti, denti provvisori, e quello è il risultato definitivo dopo la fine dei lavori. Un altro caso lo vediamo nell'immagine che segue. Questo di nuovo, come stavo dicendo, 6 impianti sopra, 6 impianti sotto, questo appunto è il paziente come si è presentato in studio. E questo come è uscito, questo al termine di una giornata di lavoro. Questo è incredibile, altro. Davvero come si è cambiato l'approccio anche lato paziente, voglio dire, che prima era abituato ad attendere un anno, se non di più. Assolutamente, con appunto senza dente oppure con una protesi mobile, come si fa normalmente, grazie a questa tipologia di lavori noi possiamo mettere i denti fissi subito. E questo, diciamo, è il punto cardine del nostro protocollo, perché la nostra esigenza, l'esigenza del paziente è quella da subito di tornare a una vita agevole, nonostante appunto che si parli di persone che sono state magari tantissimi anni in una condizione proprio di difficoltà, e noi riusciamo a cambiare la loro vita in una seduta. E in più il valore aggiunto di tutto questo percorso è il fatto che noi lo riusciamo a farlo senza dolore, perché uno dei cardini del nostro protocollo è la sedazione cosciente, che permette appunto di effettuare questo tipo di interventi senza arrecare nessun tipo di disturbo al paziente. Ecco, cosa vuol dire sedazione cosciente? Vi chiedo di raccontarlo anche per tranquillizzare, certo, eventualmente gli spettatori, certo, che fossero interessati e dicono: oddio, di cosa si tratta? Un ricordo ancestrale che si ha dell'implantologia, della chirurgia in bocca in generale, è dolori incredibili, gonfiori, cose che ormai non accadono più appunto lavorando come nel nostro protocollo, perché la sedazione cosciente, che viene praticata da un anestesista che viene in studio, viene effettuata con dei farmaci che sono parzialmente farmaci sedativi e parzialmente farmaci antinfiammatori, e permettono di far stare bene il paziente durante l'intervento, perché non avrà nessuna percezione del dolore e nessun ricordo di quanto avvenuto, e successivamente, perché questi antinfiammatori permettono nei giorni successivi di stare molto bene e di non avere appunto nessun dolore a seguito dell'intervento. E quindi diciamo che ormai ci si può rivolgere a chi fa questo tipo di lavoro senza nessun timore, perché appunto si può ottenere un risultato eccellente senza aver paura di soffrire in nessun modo. Diciamo che c'è un'intera equip quindi che lavora, esatto, dietro al paziente. Sì, non si tratta più del classico studio come si poteva pensare una volta, ma abbiamo uno studio, appunto un'equip chirurgica, un'equip odontotecnica e anche degli anestesisti che lavorano perché tutto questo processo fili liscio. Certo, allora torniamo all'equip odontotecnica di cui abbiamo un rappresentante responsabile del laboratorio. Quanta tecnologia c'è dentro il vostro laboratorio? Abbastanza. Abbastanza, diciamo che appunto abbiamo una tecnologia a partire dalla presa dell'impronta, che non è più in modo tradizionale, quindi col classico alginato, ma invece è con uno scanner intraorale. Quindi noi riusciamo direttamente a lavorare a video tramite diversi software sulla bocca del paziente, quindi a fare già una pianificazione, diciamo, dei denti che potremo mettergli, sia provvisori che poi dopo in fase definitiva, fino ad arrivare appunto al fresaggio dei denti, dove abbiamo la possibilità di utilizzare materiali, un'ampia scelta di materiali che prima non c'era, fino poi a ultimare, nel caso del carico immediato, direttamente i denti da mettere in bocca subito dopo l'intervento. Ecco, si parla tanto di stampa 3D anche nel vostro lavoro, in particolare a cosa serve la stampa tridimensionale da voi? La stampa tridimensionale appunto serve per trasformare quello che è la presa, diciamo, dello scanner intraorale in bocca, quindi senza impronta classica, ci permette di avere, diciamo, un modello fisico in mano non avendo più il classico modello in gesso. Quindi grazie alla stampa 3D noi riusciamo a la presa dell'impronta la trasformiamo
in un'impronta direttamente classica. In un'impronta che si possa vedere, esatto, davvero, stampata, diciamo così. Dottor Schirripa, tutto in un giorno, è così anche nei casi più gravi? Cioè quando c'è da ricostruire un osso, per esempio? Diciamo che l'80% del nostro lavoro si svolge in questo modo, nel senso che anche in casi molto estremi in cui abbiamo severe atrofie, grazie all'utilizzo di dispositivi implantologici particolari, perché di nuovo l'implantologia nel tempo si è evoluta in maniera incredibile, nel senso sia da una parte nelle tecniche di rigenerazione ossea che si possono applicare a quello che facciamo, ma anche proprio nell'utilizzo di impianti particolari che vanno, diciamo, a inserirsi anche in osso residuo molto ridotto. E quindi diciamo che nell'80% dei casi non riusciamo a mettere impianti e denti provvisori in una singola seduta. Ci sono casi estremi in cui appunto è necessario rigenerare l'osso in maniera, diciamo, massiccia, e allora in quei casi si utilizzano delle tecniche diverse, però sostanzialmente la maggior parte dei nostri pazienti escono dal nostro studio con i denti fissi. Allora benvenga l'evoluzione anche tecnologica dei software e così via, se poi il risultato è quello che abbiamo visto nelle immagini che ci avete portato, nel video che ci avete fatto vedere del vostro paziente. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Grazie a lei. E saluto i nostri spettatori, do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.